Carlo, della nostra generazione, credo di saperlo, però a chi siete più legati? Chi sono i vostri amici di sempre, sul lavoro e fuori? Beh, è chiaro che chi ci ha accompagnato in questa 40 anni di cinema, chiaramente metterei Cristian, Esilio, che è molto amico, Massimo Boldi, poi c'è dentro amici Claudio Amendola, Diego Abbadantuono, tantissimo, Pozzetto, Proietti, Contesano, insomma, sono dei grandi attori. Poi c'è gli attori invece che non hanno lavorato con Carlo Vercone, è un nostro grande amico, ci divertiamo tantissimo. Siamo molto Amici di Greggio, per esempio, con Ezio Greggio è molto simpatico. Brignano abbiamo fatto, e poi il mio grande amico è Marco Risi, Claudio anche da ragazzo, ma Marco Risi è proprio il mio grande amico, anche se lui fa tutto un altro genere di cinema, però siamo molto molto legati, sono molto legato ancora con Paola Comencini, che è la figlia di Luigi Comencini, che veniva a scuola con noi, a noi in banco, quindi è rimasto un po' questo legame, perdone, questo legame con il cinema. Con De Sica addirittura ci fu una cosa meravigliosa, che quando papà è morto, siccome papà, come avevo detto prima, del racconto di un minuto e mezzo che è nato a 3, era nato al nord, per cui la tomba di famiglia stava a nord. Noi non volevamo che il regista di Americano a Roma e Febbre da Cavallo, insomma, fosse, che sono i due film più famosi insieme al Marchese di Grillo a Roma. I tre film più famosi sono Americano a Roma, Febbre da Cavallo e Marchese di Grillo. E tu, infatti, papà doveva essere sepolto a Roma. E allora non riusciamo a trovare la tomba, non c'è la tomba, tanto che io addirittura andai da Andreotti, l'unica volta nella mia vita che ho chiesto un favore, e gli spiegai, dice: senta Presidente, io credo che lei lo conosce, mio padre dovrebbe essere sepolto a Roma, al Verano. Dopo un mese mi arrivò un bigliettino con scritto: caro Lanzina, la mafia del Verano è più forte del Presidente del Consiglio, firmato giù Andreotti, una cosa meravigliosa. Adesso sta in un altro cimitero, nella prima porta a Roma, ma nell'interregno della tomba, il papà è andato per intercessione di Cristian, di Manuel e di Maria Mercader, è stato sepolto vicino a Vittorio De Sica. Ci hanno prestato la tomba, pensate che amicizia meravigliosa, uno ti presta la tomba. E poi ci faceva ridere l'idea che poi Maria è morta mia madre prima, e papà e De Sica, che si conoscevano dagli anni 40, sicuramente stavano lassù con delle ballerine, perché tutte e due piacevano le ballerine, e quando sono morte mamma e Maria, rivedendo, ne hanno fatta di eccole. Sono tornato, sono qua. Quanto è bella questa cosa di essere amici anche per lungo tempo, pur non lavorando insieme, che è una cosa che da fuori sembra quasi un tabù, no? Nel nostro ambiente la gente si fa gruppo perché lavora insieme, se no altrimenti questo purtroppo non succede, fa parte appunto di queste Ma noi abbiamo lavorato isolamenti. con tutti, la Castellitto, tutti gli attori, praticamente tutti. Insomma, è un atteggiamento molto semplice. È una cosa che io dico sempre, perché mi colpisce, è che quando noi eravamo ragazzi, anche da bambini, non ho mai sentito mio padre, Monicelli, Risi, Comencini parlare di incassi. Non si parlava, cioè i film uscivano, andavano bene, andavano male, ma non si parlava di incassi. Oggi l'unica cosa di cui si parla sono gli incassi. Quello del weekend ha fatto questo, quell'altro farà meno, allora tutti contenti perché farà meno di quello. Questa invidia, i pareti, la caponata tremenda, è una cosa tremenda, e questo non succedeva, questo già ti dà il segno della signorilità del cinema di morte. Questa secondo me è una cosa importantissima, posso chiedervi un applauso per questo? Perché è chiaro che viviamo anche in una società dove si parla soltanto di soldi, anche quello è veramente insopportabile, nel nostro ambiente ha creato danni a non finire. Insomma, abbiamo parlato molto di un cinema di cui che si fa, loro hanno sempre fatto, e di cui non si parla mai abbastanza. Questa è stata una giornata speciale per me e penso anche per voi. Sicuramente l'idea, prima stavo in sala a vedere che si vedeva ancora a distanza di 60 anni,
di un giorno in pretura, la cosa che mi ha emozionato più di tutti. Quindi io vi ringrazio di essere qui, è stata una mattina meravigliosa, sicuramente la cosa che non felice, sarà felice di questa accoglienza. Grazie, grazie mille.